Oggi vi portiamo con noi in cantiere e vi faremo vedere come pitturare una camera singola standard di un albergo. 3, 2, 1, vamos! Appena ci danno le chiavi, apriamo la stanza e partiamo con le procedure di copertura. Togliamo la porta d'ingresso e la portiamo fuori, dove non possa dare fastidio a nessuno. Facciamo la stessa cosa con il bagno, la togliamo e la portiamo fuori. In questo modo non la sporcheremo e ci darà meno fastidio. Entriamo in camera, accendiamo un goccio di aria e apriamo un pizzico la finestra. Voilà! Andrea intanto smonta tutte le varie cose. Io vado a prendermi il mitico treppiedi e inizio a togliere le tende. Togliamo le tende, le appoggiamo, prendiamo il letto e lo mettiamo sopra l'altro letto. Parto con la copertura della finestra. Metto un nastro del 3 a filo, sia sopra sia lateralmente. Copriamo anche la base della finestra e successivamente anche il portatende a soffitto, sempre con un bel nastro del 3. E voilà! Poi togliamo il vetro della lampada e lo mettiamo in un luogo sicuro, nel cassetto dell'armadio, in modo che nessuno possa romperlo. Messa in sicurezza la nostra bellissima lampada, sempre con il nostro nastro del 3 andiamo a coprire la struttura e la mettiamo in sicurezza. Metto un bel giornale alla base della finestra in modo tale che le gocce non sporchino nulla. Cerchiamo di tagliare il giornale a misura della base, lo agganciamo al nastro che abbiamo messo in precedenza e poi lo andiamo anche a bloccare, in modo tale che il vento non lo porti da tutte le parti e non ci rompa le balle dopo. Ora copriamo le prese, copriamo lo zoccolino per bene, stando attenti a non metterlo sopra il muro, cosa importante. Quindi sinistra e destra. E successivamente tagliamo a pezzettini il giornale e facciamo una sorta di tettuccio ulteriore. Nel mentre Andrea ed Ale coprono con attenzione la pavimentazione e gli armadi con le coperte. Finita la copertura, partiamo con la tinteggiatura. Come potete vedere, le stanze presentano un rivestimento in graniglia molto assorbente. Per uscire bene questo rivestimento saranno necessarie dare tre mani. Useremo un rullo a pelo lungo e diluiremo un po' di più la pittura in questo caso. Infine partiamo con la prima mano a soffitto. Data la prima mano tutto, partiamo con le stuccature di crepe, buchi e le schifezze varie del muro. Poi partiamo con la seconda mano al rivestimento in graniglia. Una bomba! Dopodiché, dopo aver lasciato asciugare bene il tutto, partiamo con la terza mano finale a soffitti e pareti. Quindi prima profiliamo, controlliamo le varie pecche in allegria tra di noi, controllo i miei capelli bianchi allo specchio e poi via con una rullata finale a tutte le superfici. Nel pomeriggio proseguiamo facendo il color ponente dietro la testata del letto e successivamente togliamo tutti i nastri. Infine facciamo anche il bagno dello stesso colore delle pareti e del soffitto che abbiamo eseguito la stanza. Farrow & Ball numero 205.
e andiamo a salutare gli spettatori. Rimontato il tutto, la stanza è completa. Come potete vedere, quindi, la testata del letto di un altro colore, color ponente, mentre il restante delle pareti è color 205 Farron & Ball. Alla prossima, ciao!